Probabilmente il periodo più scenografico e più variopinto per quanto riguarda l'espressione nella musica italiana è avvenuto negli anni 70. Dopo il beat c'era voglia di rivoluzione in Italia, ecco perché è nato il prog rock. Mamma mia, ma che periodo incredibile! Io intanto sono Rambleo e divulgo musica e oggi ti farò vedere i vinili più belli che fanno parte della mia collezione del prog italiano. Probabilmente furono i Formula 3, precisamente nel 1970, che portarono la formula del prog in Italia, appunto. Ne ho parlato in un video che ti lascio qui almeno un annetto fa. Successivamente poi arrivò il disco che cambiò totalmente la musica italiana prog, ovvero Le Orme con Collage, disco clamoroso del 1971. Vero periodo prog era oramai sbocciato e la premiata Forneria Marconi è un esempio di questi. Una band clamorosa che portò alle stelle il prog italiano anche all'estero. E questo è il disco in questione, Photos of Ghost. E pensate che questo disco è stato il primo disco ad entrare nella Billboard Hot 200 americana, classificandosi alla posizione 182 proprio nel 1973, anno di uscita. Che all'interno di questo disco ci ha collaborato anche Peter Sinfield, ovvero l'ex paroliere dei Kim Crimson. E pensate che fu anche lui a coniare il termine PFM, proprio per renderlo più semplice agli americani. Storia di un minuto è il disco precedente a Photos of Ghost, ma qui dentro ci sono le canzoni dei dischi precedenti tramutati in lingua inglese. Alcuni sono stati totalmente anche riarrangiati. Per dire, all'interno di Storia di un minuto c'è È Festa, una delle canzoni più importanti come Impressioni di settembre, che non troviamo però qui dentro. È Festa viene trasformata sia musicalmente e sia anche per quanto riguarda le parole e viene cambiato anche il titolo. Viene chiamata Celebration e fa un salto incredibile, diventa la canzone più importante della PFM nel 73 in America. Pensate che la PFM in quel periodo ha anche aperto concerti ai Genesis. Andiamo a vedere nel dettaglio adesso la ristampa. Ricordatevi di non buttare mai questo tagliandino, dove veramente ti dà quel senso, diciamo, di nuovo. Nel senso, quello è il senso che dà a me. Qui possiamo vedere Limited Edition Clear Vinyl 180 grammi. Questo è un vinile apribile. La stampa è fedele proprio a quella originale del 73. Sotto ci abbiamo i nomi Mauro Pagani, Franco Mussida, Giorgio Piazza, Frank Di Cioccio e Flavio Premoli. Bellissima questa parte, mi dà proprio quel senso di anni 70. Mi ricorda quasi il concept di Parsifal dei Pooh, molto ma molto simile. Bellissimi anche i testi, tutti naturalmente in inglese come ti dicevo prima. Mentre adesso vediamo il pezzo forte, ovvero il vinile. La parte di dietro, come ti avevo fatto vedere, c'è semplicemente PFM. Bellissima questa bustina nera, che però è solamente una bustina, non è una bustina antistatica, e questo per quello che comunque costano i dischi. Bellissimo, ragazzi, e al tatto è una bomba, guardate che spessore. È bellissimo questo disco, bello pesante, 180 grammi, quindi sicuramente ci saranno dei bassi molto più profondi, perché prima i dischi di solito erano 140 grammi. Prossimo disco di cui ti voglio parlare è il primo disco degli Area, ovvero Abek McFry, disco clamoroso. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma che disco è questo qua? Abek McFry, ovvero in tedesco, e sotto c'è scritto "il lavoro rende liberi", era una di quelle frasi che purtroppo si trovavano all'ingresso dei campi di concentramento. Difatti questo disco parla anche di questi temi molto particolari. Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Patrick Duvon facevano parte di questo super complesso. Gli Area hanno sempre detto che loro non si sono mai sentiti un vero gruppo prog. Difatti la loro musica viaggia tra il folk, il jazz, ma soprattutto sul perfezionismo, sulla tecnica. Demetrio Stratos è stata una delle più belle voci italiane. Difatti, quando lasciò gli Area, anni più avanti, lasciò la band proprio per dedicarsi esclusivamente all'evoluzione della sua voce. Giulio Capiozzo, uno dei più grandi batteristi italiani, chiamato anche il John Bonham italiano, sia perché gli somigliava, ma proprio perché era un fuorilegge della batteria. La canzone che ti voglio consigliare, parlando appunto di Led Zeppelin, è L'abbattimento dello Zeppelin, dove possiamo sentire anche la psichedelia delle voci. Tutto quello che girava intorno anche a quel periodo, a quell'espressione musicale del periodo. Ci tengo anche a specificarti che nella title track, ovvero la seconda traccia di questo disco, abbiamo un intro iniziale che non è altro che un assolo di batteria di Capiozzo,
Sembra quasi di sentire Moby Dick dei Led Zeppelin. Se noti anche, io questo disco non l'ho ancora aperto, guarda. Andiamolo ad aprire insieme, va. Bellissimo anche qui, come potete vedere. Questa è un'edizione numerata, come puoi vedere qui. Questa è la versione numero 484 su 1000 Limited Edition. È la versione splatter anche, quindi troveremo il disco in questo modo. Questo qui successivamente lo toglierò. Infatti per fortuna è plastificato, non è cartaceo, quindi viene via anche molto più facilmente, guarda. E quindi lo attaccherò successivamente sulla bustina protettiva che userò dopo. Apribile, guardate che bomba, bellissimo, io non conoscevo assolutamente il disco. Ah guarda, qui c'è anche il personaggio che è il soggetto principale della copertina. Ah ecco, questo è l'ingresso del campo di concentramento. La parte di dietro è bellissima, sempre con il solito soggetto in primo piano, dove ci sono qui naturalmente tutti i credits, con le canzoni, con i vari minutaggi. Ah ecco, pensavo fosse una bustina antistatica, invece anche questa è stampata con un'aquila, bellissimo. Qui addirittura è scritto in arabo. Ah, volevo farti notare anche la Cramps Record, che sarebbe l'etichetta che ha dato quasi, diciamo, il là al prog italiano. No vabbè, no vabbè, ragazzi, ma che bello è, ma scusa, ma quanto è bello questo disco. Fantastico, ma fantastico sul serio. Terzo disco di cui ti voglio parlare è Il Volo del Volo. Sono gli stessi componenti dei Formula 3, coloro che si dice che abbiano portato il prog in Italia. C'è tutta una storia particolare su un pezzo in particolare che i Formula 3 suonarono, ovvero Desire, un pezzo che cambiò totalmente la testa dei giovani musicisti italiani del periodo. Ma parliamo del Volo, questo disco clamoroso. La musica già stava iniziando a cambiare, proprio perché nel prog ci fu un'esplosione che durò solamente pochi anni, solo i primi anni degli anni 70 furono una vera e propria esplosione del prog rock. Questo disco è stato pubblicato nel 1974, l'anno successivo rispetto ai dischi che ti ho fatto vedere prima, e ha disegnato anch'esso il prog italiano, ma in una maniera differente, con Radius alla chitarra, che poi è stato un luminare vero e proprio negli anni anche ad avvenire della chitarra, suonato con Battiato, ed era in quel periodo anche la chitarra di Lucio Battisti. Si vede che si sta andando verso un'altra evoluzione della musica. Pensate che nel 74, l'anno di pubblicazione di questo disco, è stato pubblicato anche Anima Latina di Lucio Battisti, disco visionario di Battisti. Devo per forza nominarti anche Mogol, che è l'artefice di tutti i testi di questo disco. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Anche qui parliamo di un'edizione splatter, in questo caso rimasterizzata dall'Archivio del Suono, proprio come vengono rimasterizzati ultimamente tutti i dischi della numero 1, che è la casa discografica che ha prodotto Lucio Battisti. Bellissima anche questa limited edition, numero 433 su 500 copie. Copertina avanti e dietro identica, ci sono solo due volti diversi. Qui dentro ci sono le foto di tutti, di tutto il Volo. Guardate lo splatter già come si vede qua, lateralmente. Bellissimo, anche questo bellissimo. Bellissimo anche questo. Molto molto bello. Questo colore azzurro splatter mi piace. Sembra veramente che ci sia passato tipo qualcuno con un pastello. Molto bello. Adesso arriviamo nel 1983, quindi sono 9-10 anni in più rispetto ai dischi precedenti. Ti voglio parlare di Banco del Banco del Mutuo Soccorso. Banco del Mutuo Soccorso con il Salvadanaio stesso. Disco leggendario del Banco del Mutuo Soccorso ha scritto proprio la storia del prog rock, ma sarei stato troppo banale. Ecco perché anche i ragazzi di Italian Prog Rewind hanno fatto questa ristampa clamorosa di questo disco. Questo disco è già molto più pop, loro sono la band che hanno disegnato il prog rock e lo sentiamo all'interno della canzone più importante di questo disco, ovvero Moby Dick. Moby Dick, ma che pezzo è, pazzesco, sono affezionato tantissimo a Moby Dick, è stata una delle canzoni che mi ha aperto la mente nella musica, dove la voce di Francesco Di Giacomo è molto leggera. Prog era totalmente cambiato e questo disco ne è la prova. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere questo vinile. In questo caso dovrebbe essere blu. Questa non è apribile, quindi c'è solamente il disco all'interno. Qua faccio un po' fatica a leggere sinceramente i testi, questi dovrebbero essere tutti i testi, però adesso toccando ho notato che il cartoncino è tipo riciclato, no?
tipo un cartoncino un po' più spesso. Non c'è neanche la bustina. Vinile totalmente blu, molto bello, un blu elettrico, un blu, bel blu acceso con Moby Dick probabilmente. Non so se ve l'ho detto, comunque Banco del Banco è un concept album sui viaggi, ecco perché c'è un veliero e come possiamo vedere c'è anche qua, probabilmente questo dovrebbe essere un albero maestro, credo, con le vele. Credo che comunque sui vinili ogni piccolo disegno diventi comunque un'opera d'arte, sia dalle copertine e sia da quello che comunque concerne tutto il disco. Il prog ha cambiato totalmente la musica. Peccato che sia durato poco, è stata un'esplosione di fiamma, è stata una rivoluzione sia culturale che musicale, proprio nella testa dei giovani del periodo. Un po' come c'è stato anche negli anni 90, come dico sempre, che negli anni 90 italiani c'è stato proprio un cambiamento nella musica e nell'approccio alla musica, con i vari After Hours, Blu Vertigo, i vari Timoria, Marlene Kunz, anche in quegli anni c'è stato di tutto. Scrivimi qui sotto tra i commenti qual è il tuo disco perfetto del prog italiano degli anni 70. Io spero intanto che questo video ti sia piaciuto, lasciami un like qui sotto per farmelo capire e se sei capitato per puro caso ti chiedo anche di iscriverti al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video. E niente ragazzi, questo video è finito, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.